che abitava dentro casa di un ente che mi ha dato un strappo già 6 anni fa. Questo è uno spettacolo che io faccio ogni tanto, ogni 2-3 anni, quando ho possibilità, che ho un po' di tempo libero. Roma è sempre un punto o di partenza o di arrivo. Ogni edizione cambia un po', proprio perché lo spettacolo è una specie di camera dei giochi, diciamo, cioè c'è una struttura ferrea e poi intorno, appunto, inserisco anche delle canzoni romane tratte dall'ultimo dal primo e ultimo, come si dice nel cinema, fai due film in uno, nel primo e l'ultimo. E quindi prese anche da questo disco, il pubblico ci dà una risposta commovente, devo dire, perciò siamo contentissimi. 15 anni ha questo spettacolo? È pure qualcosa di più, perché nasce nel 95-6, quindi ce n'ha quasi 20. E poi ci ha avuto varie edizioni. La prima lo facevo da solo, suonando dei cartelli stradali, suonavo armonica, chitarra, e cantavo un po' la periferia e alcuni personaggi. Nel corso degli anni è cambiato, è entrato un altro spettacolo a far parte di questo universo che è Infernetto, dove i protagonisti sono dei rapinatori, mentre nel primo si parlava di microcriminalità, qui si parla proprio di criminalità vera, parliamo dei rapinatori armati, di un truffatore specializzato negli enti statali che prende in affitto appartamenti da Cassa del Mezzogiorno e rivende al Ministero del Tesoro, fa insomma movimenti a altissimo livello. In tutto questo stanno le sonorità della tradizione popolare romana, contaminate o vestite da stili un pochetto più contemporanei, per esempio jazz, blues, e che si adattano stranamente bene a questi pezzi che vengono cantati, diciamo, interpretati come la tradizione vuole, però sotto, diciamo, invece del lento terzinato di A faccia denunziata, è accompagnata in quattro come se fosse una balla dalla tempesta. Ho lavorato per un anno e mezzo, facevo il ragioniere, visto che ho il titolo, facevo il ragioniere presso una commissionaria dal mattatoio, quindi cioè, ho sentito cose che voi umani, insomma, quindi tutto quella filosofia del romano, del popolo, fatalista, cinico, a volte combattute straordinarie che nemmeno Sonego riusciva a mettere su carta. Il prossimo anno, per esempio, io vorrei ricavarmi 3 mesi per girare con lo spettacolo. Già ho fatto una tournée rispetto a alcuni personaggi che raccontano che non usciranno mai dal raccordo anulare perché il loro destino rimane in periferia. Cioè, questo spettacolo invece ha varcato i confini del Lazio. Probabilmente sì, e riportarlo, a parte che una tournée l'abbiamo fatta credo 5-6 anni fa, quindi riportarlo magari non negli stessi teatri, ma sai, quando stai una settimana in un teatro in una grande città come Bologna, Firenze, quando sono venuti, che so, 1500 persone, se sono venute, a voglia pubblico, insomma, quindi c'è comunque sempre la possibilità di entrare in cartelloni di teatri interessanti che hanno una buona scelta di testi, d'attori, insomma, quindi